benvenuti nel canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, faccio il richiestissimo video insieme alla mia topolona. Amore, cosa? Amore, questo è un video dedicato a te, hai capito? È tutto per te. Tutto. Lei dice: non me ne frega niente. Amore mio, si è appena svegliata perché lei ogni volta che io faccio il video dorme sempre. Quindi adesso la tengo un po' così, le facciamo un po' di coccole, così avrà anche voglia di stare qua davanti alla videocamera. Comunque, è come se io fossi diventata una mamma, ve lo giuro. Lei è proprio una bambina. Ce la devi controllare in continuazione, devi farle le coccole, non devi farla sentire sola e tante altre cose. Comunque, vi avevo chiesto in un precedente video di farmi delle domande. Ne ho scelte alcune, iniziamo subito a rispondere alle vostre domandine. Amore, iniziamo! Non gliene frega niente, ragazzi. L'amo troppo, giuro, è troppo cucciolo. Resta con me! Adesso le diamo un croccantino, così resta con noi. Mia, mangia. Ok, l'abbiamo fatta felice. Adesso rispondiamo alle vostre domande. Ma perché l'hai presa? È stato un colpo di fulmine? In realtà non è stato un colpo di fulmine, lo so che è brutto da dire, però io e Davide eravamo innamorati del suo fratellino. Era un po' più grande di lei ed era tutto nero, bellissimo ragazzi, era troppo bello, vi giuro, bellissimo. E lei, diciamo che era la nostra seconda preferita. Ma abbiamo deciso di prendere lei semplicemente per il fatto che lui era un tipo molto tosto e io non so sinceramente se sarei riuscita a gestirlo bene, perché appunto era il nostro primo cane, non avevo mai avuto esperienze con i cani e tra l'altro io ho una paura terribile per i cani. Quindi sì, lo approfondiremo dopo questa mia paura. Maddie, come mai hai scelto di chiamarla Mia? Nome bellissimo, ti stradoro, mi puoi salutare? Ciao Maddie! Allora, non l'ho chiamata io Mia, l'ha scelto il nome Davide, quindi è lui che l'ha scelto, non gliel'ho chiesto nemmeno in realtà come mai ha deciso questo nome. Mia, resta qui, amore. Allora, Miriam's Channel, che razza è? Lei è un Amstaff, quanti anni ha? Lei fa 3 mesi il 25, oggi è il 23, quindi 3 mesi, dai. Come si chiama? Appunto, come vi ho detto, Mia. È vaccinata? Attualmente no, andremo a vaccinarla proprio domani. Lei oggi ha fatto una settimana qua con noi in casa. Il primo giorno, appena l'abbiamo presa, abbiamo chiamato la veterinaria per farle mettere un appuntamento appunto per fare il vaccino e lei ci ha detto che è meglio aspettare una settimana nel caso abbia un po' di diarrea o cose del genere. Meno male, non ne ha avuta neanche un po', anche se abbiamo cambiato nettamente il cibo da quello che mangiava a quello che l'avevamo comprato noi, quindi tutto a posto, meno male. Nina Channel, cosa ne pensi del vestiario dei cuccioli? Io penso che sia una cosa molto carina, non soltanto da vedere, ma proprio anche perché i cuccioli hanno freddo, quindi trovo che sia un'ottima cosa. Appunto, le abbiamo comprato anche la coperta, anche se la usa molto di rado, preferisce la coperta nostra in realtà. Quindi, come si chiama, quanti anni ha, come l'hai avuta? Alle due seguenti domande ho già risposto. Come l'hai avuta? L'abbiamo presa da un privato, quindi da una persona che abbiamo conosciuto. Ha avuto una cucciolata di 9 cuccioli, quindi siamo andati a vedere i 4 rimasti perché gli altri li aveva già venduti. Erano 3 femminucce e un maschietto e abbiamo scelto fra questi qua. Quanti anni ha, l'abbiamo detto, che carattere ha? Allora, lei è bipolare e quando dico bipolare vi giuro che è bipolare. In pratica ha due personalità, quella proprio calma, tutta dolce, che si fa amare, un amore vero, vi giuro che tu la guardi e dici mamma mia, questo è un cane modello. E poi c'è l'altro suo carattere, in cui è una pazza, che non capisce niente, fa tutto quello che vuole. Stiamo cercando di trovare un buon rapporto tra queste due personalità e devo dire che ci stiamo riuscendo parecchio bene. Benedetta Vigato, come mai hai deciso di prendere una cagnolina? Ho deciso di prenderla semplicemente per il fatto che la desideravo da veramente tantissimi anni. E finalmente questo sogno è diventato realtà. Double G Sister,
L'hai preso in un canile o in un allevamento? Quanto l'hai pagato circa? Chi adoro mi puoi salutare? Allora, come appunto vi ho detto, l'abbiamo preso in un privato, quindi né canile né allevamento. Vi spiego perché ho deciso di prenderlo in un privato e non in un canile. La nostra priorità inizialmente era assolutamente prenderla in un canile, infatti stavamo facendo dei vari giri sulle pagine Facebook dei canili, siamo anche andati in un canile. Io vi consiglio assolutamente di salvare gli animali del canile. Adesso vi spiego il mio problema con i canili. Il problema è che un canile in cui siamo andati intanto era messo malissimo, ragazzi, quindi io non lo so veramente se quei cani hanno delle malattie, hanno dei problemi. Invece l'altro motivo è semplicemente il fatto che io volevo per forza un cucciolo. È veramente difficile trovare dei cuccioli dal canile perché effettivamente la maggior parte sono grandi e io non potevo assolutamente prendere un cane grande, perché io, come vi ho detto, inizialmente ho paura dei cani. Lo so, è una cosa strana da dire, il fatto che ho sempre voluto dei cani è molto contraddittorio, però appunto sì, avevo bisogno di un cucciolo anche per togliere questa mia paura dei cani, soprattutto dei cani grossi. Lei diventerà di media taglia molto presto, quindi direi che mi aiuterà tantissimo per questa mia paura. Allora, rieccoci qua, ragazzi, l'ho presa con me perché stavo facendo la cattiva. Quali sono le sue strane caratteristiche? Stupenda, me lo chiede Cecilia Franceschini. Allora, la sua caratteristica principale, che è una cosa stranissima, cioè guardate, allora, questa cosa non lo so se ce l'hanno tutti gli Amstaff o i cuccioli in generale. Comunque il signore da dove l'abbiamo presa ci ha detto che ce l'aveva sua madre. Oh mio Dio, come ti batte il cuoricino, amore, come ti batte il cuoricino tuo. Va, in pratica, se tu la alzi in braccio in questo modo, guardate, lei apre la bocca. Qualcuno me lo può spiegare cosa vuol dire? Cecilia Crocini, perché hai scelto proprio questa cucciola? Che rapporto hai con lei? Ti adoro. Allora, l'ho già spiegato perché ho scelto proprio questa cucciola. Poi, che tipo di rapporto hai con lei? Mi saluti. Ciao Cecilia. Allora, il rapporto con lei, bello, perché nel senso, adesso vi spiego. Intanto penso che mi voglia molto bene, perché il fatto che non si vuole mai staccare da me, sta sempre accanto a me, vuole dormire con me, cioè qualcosa vorrà dire. C'è anche il fatto che io sono una persona che le dà molte molte coccole, però la sgrida anche tantissimo, e a volte le diamo anche qualche pacca sul culetto per farle capire che le cose sono sbagliate. Ovviamente non usiamo la violenza, soltanto una pacca sul culetto che non le fa assolutamente male. Roberta Carbonetti, è una giocherona? Se sì, quale gioco le piace fare in particolare? Allora, il suo giochino preferito è mordere, eh? Eh? E mordere il tuo gioco preferito? Sì, mordicchiare qualunque cosa in questo mondo. Allora, la cagnolina che è di razza, sì. Questa è una mia curiosità. Mia è un cane da esposizione, cioè è figlia di due campioni. Allora, ci hai visto veramente molto molto bene. Perché sono appena andata ad un'esposizione canina, te lo volevo chiedere, dato che promette molto, ha una bella testa, delle orecchie, della lunghezza giusta per la sua età, eccetera, eccetera. Allora, ci hai visto molto bene, hai molto occhio, perché in realtà suo nonno, ce l'ha detto appunto il signore da dove l'abbiamo presa, è un cane da esposizione, anche da... lo usano in pratica per la riproduzione, per continuare queste razze particolari, quindi sì. Che emozione ti ha fatto quando l'hai presa? Ti sei emozionata? Mi sono emozionata tantissimo. Quando l'abbiamo vista, l'abbiamo dovuta prendere soltanto dopo 10 giorni. Scusate il casino che sta facendo fuori nel terrazzo, sta giocando con le scope. Sono stata veramente malissimo quei 10 giorni perché desideravo prenderla subito. È stata una cosa un po' brutta, perché diciamo che ci siamo innamorati di lei e... insomma, è stata un'emozione veramente unica. Ilaria Fiorini, 5 aspetti positivi e negativi avendo un cane. Allora, io 5 aspetti, sia negativi che positivi, non riesco a darveli ora per ora, semplicemente perché
È appunto da una sola settimana che ce l'ho, quindi non riesco a trovare tutti questi aspetti, comunque positivi assolutamente, che ti dà tanto amore. Guardate come mette la gambina per farsi accorciare da sotto. Che c'è? È arrivato il papi! Allora, stavo dicendo che il primo motivo assolutamente che dà un sacco di amore, di coccole. Poi il secondo motivo, non ci annoi mai, se tu hai un cane in casa, anche in bene, anche in male, veramente non ti annoierai mai. Poi che altro? Ah, il terzo motivo, ti fa uscire di casa più spesso di quando tu esci normalmente, perché la devi portare fuori sempre, quindi sì. Io attualmente non l'ho ancora portata fuori, semplicemente perché appunto non è vaccinata. Una volta vaccinata la porteremo sicuramente fuori. Aspetti negativi, più che aspetti negativi per un cane, aspetti negativi per un cucciolo, perché tu quando hai un cucciolo non lo puoi lasciare da sola neanche un secondo, perché fa il casino in casa e devi insegnare come comportarsi, ed è un altro casino che ti serve veramente un sacco di tempo. Terzo motivo, ed è il più importante, che appunto non la puoi lasciare sola neanche per dormire, perché veramente piange costantemente anche tutta la notte. Alle prime due domande ho già risposto. Dorme con te in camera oppure da qualche altra parte? Un bacione anche a te tesoro. Dorme con noi in camera, non sul nostro letto, ovviamente alla cuccia. Adesso vedo di farvela vedere. Questa è la sua cuccia, eccola qua. Allora, l'abbiamo voluta mettere con la cuccia accanto a noi semplicemente per il fatto che piange tantissimo. Abbiamo provato un giorno a metterla da un'altra parte, ma ha pianto tipo fino alle mezzanotte, dalle 3:30 di notte, e Davide doveva andare a lavorare, quindi l'abbiamo riportata di nuovo in camera nostra. Mia no! Mi morde i capelli. Non so perché ha un'ossessione per i capelli, per i maglioni, per qualsiasi cosa in questo mondo. Comunque, appunto, dorme per adesso in camera insieme a noi, però in futuro appunto vogliamo farla dormire da qualche altra parte. Si sta guardando nello specchio. Giuro, la dovete vedere quando le sgrido. Sa che una cosa è sbagliata, però appunto lei lo fa lo stesso, e quando io la sgrido, voi immaginatevi lei che scatta verso la cosa proprio con velocità, fa tipo un balzo assurdo, cioè vi giuro, dovete vedere quella scena. Se riesco la riprendo e ve la faccio vedere, perché fa scompisciare dalle risate. Spero tanto che io abbia risposto a tutte le vostre domande, e niente, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Saluta! Lasciami in pace, dice. Lasciami in pace. Lasciami in pace. Sì, ti lascio in pace. Vai via adesso.